Crescendo solo alla fine. Conservatorio di Musica di Parma, nell'ambito della sua offerta formativa di corsi accademici di primo e secondo livello in ogni settore musicale, accoglie circa 150 docenti e circa 1000 studenti. Il Conservatorio ha una storia più che centenaria, nasce come scuola di musica con particolare propensione al canto per opera della duchessa Maria Luigia e nel 1888 diventa uno dei 4 conservatori nazionali, statali, e insieme al Conservatorio di Milano, di Palermo e al Conservatorio di Napoli. Studiarono degli allievi molto famosi, tra cui possiamo citare sicuramente Arturo Toscanini, Ildebrando Pizzetti, che poi furono anche docenti, fino a Claudio Abbado. Da allora la sua funzione fondamentale è quella di accrescere e sviluppare i giovani talenti nell'ambito della musica. Bravi. Mi raccomando, ultima raccomandazione per favore, quando cantate piano non vuol dire che non dovete pronunciare. Rossini, che è molto, che conosce i cantanti, lo sa bene, lui che peraltro ci vuole giudizio e prudenza, e Rossini scrive staccato. Appunto, perché sa che se gli chiedo piano il cantante non pronuncia e fa giudizio e prudenza. Più si canta piano e più si pronuncia. Grazie. Il canto rispetto ad altri strumenti ha il fantastico dono della parola e questa parola deve passare. E allora noi insegnanti di spartito cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi a capire dov'è un accento, dov'è una parola importante che il pubblico deve capire, dove si può esitare un po' e dove invece dobbiamo pronunciare velocemente, dove possiamo fare a meno delle consonanti, dove invece le consonanti possono essere appena accennate o dove invece dobbiamo dirle in maniera più decisa, più forte per far capire la parola. Lavoriamo anche un po' sulla recitazione, il recitativo è molto importante. Il recitativo nella tradizione italiana non si canta, si intona, ma è più parlato che cantato. È questa via mezzana, dicevano gli antichi autori, che spesso è difficile da capire a chi, soprattutto straniero, non ha mai sperimentato questo tipo molto particolare di tecnica. Si fa un lavoro sia attoriale sia laboratoriale di espressività legata alla parola, ma anche del corpo, del viso, della prosemica, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale perché sia gli italiani che gli stranieri molto spesso sono totalmente digiuni di questo. E venendo in un conservatorio giustamente per studiare canto, la loro primaria attenzione di solito è quella sul canto, quindi sulla tecnica vocale, sullo spartito, eccetera, eccetera. E si ritengono soddisfatti quando si ha una bella emissione, mentre invece è solo veramente il primissimo gradino.
neanche il primo gradino, il primo mezzo gradino. Riuscire ad andare in scena in modo completo significa proprio unire le capacità attoriali alle capacità tecniche vocali, di cui oramai, una volta arrivati sul palcoscenico, uno dovrebbe quasi scordarsi. È tardi! Ok, molto bene. Fai da appena un po' prima. Ma il dottore. Ma il dottore. Ma il dottore a sperare pure m'esorto. Rifammi questo, con tal morbo mi è piaciuto. Ricordati sempre che nei recitativi di Verdi la parola è fondamentale, ok? È quella che descrive un'emozione, un sentimento, ok? Quindi ogni parola ha un significato ben preciso. Sì. Quindi anche la voce deve accompagnare questo... La famosa voce verdiana, no? Che è, in realtà è più questo che non un timbro strano, no? Ecco, è l'espressività che dai a ogni parola. Quindi morbo, ogni speranza, un po' più come se ci fossero i trattini, no? Sulla parola. Ogni speranza. E tirala questa nota. Cioè fai un crescendo quasi... Non deve essere, deve essere bello, la nota deve essere giusta, ma deve venire dalle viscere, no? Cioè è morta, perché lì lei realizza che nemmeno la lettera, cioè il fatto che arriverà Alfredo, potrà riportarla in vita. Che abbiamo svolto, che abbiamo appena svolto, era sull'aria della Traviata e la ragazza Giovanna Iacobellis è un'allieva di biennio, del secondo anno di biennio di canto. È proprio per questo che la lezione non è stata una lezione che si è basata troppo sull'aspetto tecnico, ma si è basata soprattutto su un aspetto interpretativo. Perché è giusto che a livello di biennio, e soprattutto il secondo biennio, un allievo affronti questo tipo di percorso e di difficoltà, cioè quella di unire un po' quello, il bagaglio che ha della tecnica e quindi dell'impostazione vocale, unirlo poi ad un approfondimento di quello che è il testo, di quello che è la scrittura di un determinato autore, come Verdi in questo caso. Quindi io mi sono soffermata molto sulle parole, sul fatto che certi accenti vanno dati in un certo modo. Poi ovviamente quando certi suoni, come per esempio l'ultimo, che non era in posizione perfetta, ma non era stato appoggiato bene, io gliel'ho fatto rifare, cercando di soffermarmi molto sul fatto della coordinazione del fiato con la posizione del suono, che deve essere sempre molto avanti, molto sulle labbra, e
sicuramente un suono verticale, non troppo orizzontale, diciamo, molto più verticale, perché in quella posizione abbiamo la possibilità di dare spazio alla nota e quindi di farla vibrare in tutto il suo complesso armonico che ha. E lei, l'ultima ripetizione, poi è riuscita perfettamente a dare questo equilibrio. L'ho corretta poche volte anche su un fattore tecnico, appunto, del poco appoggio e anche della posizione, che deve essere molto più alta e molto più a punta, se vogliamo, molto più precisa, in un punto come se fosse un fuoco della macchina fotografica, no? Di dover infilare le note in un punto preciso, che le dà la possibilità poi di fraseggiare ampiamente con poco dispendio di fiato. Conserva anche delle forti vocazioni alla collaborazione in reti regionali. Ad esempio, adesso abbiamo appena fondato l'Orchestra Giovanile della Via Emilia, che riunisce i migliori studenti degli conservatori di Piacenza, di Reggio Emilia e di Modena, in collaborazione con i teatri delle rispettive città. Un'altra delle collaborazioni importanti è il Master in Teatro Musicale, che ospiterà dei docenti di assoluto rilievo quali Mariella De Via e Francesco Meli, e collaborazioni con la Fondazione Toscanini, con il Teatro Reggio e con l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani. È un Rossini drammatico, a differenza del Rossini che spesso si conosce, che è effervescente, pieno di agilità, di colorature. Questa è un'opera drammatica e si addice appunto a una vocalità corposa, a una vocalità rotonda, scura, come la tua. Quindi cerchiamo adesso di cantare quest'aria iniziando dal recitativo. Ecco, importante il recitativo, moltissimo, ecco, che è sempre molto difficile. Sempre all'attacco, quel s'allontanano che non deve essere indietro, s'allontanano al fine, io sperai rivederlo e il corno m'ha ingannata. Cerca sempre di finire non forte, l'ultima nota del recitativo non è mai troppo appoggiata ma non troppo forte. È un recitativo accompagnato, quindi ha una grande forza questo recitativo, non può essere debole, non può essere, e soprattutto il personaggio, che è un personaggio forte, Matilde, drammatico, e tu me lo devi dimostrare. Quindi ogni parola, ogni frase va sottolineata, va espressa, va cantata sempre con un significato diverso, un modo diverso. Ecco Anna, e adesso La Scala di Seta, quest'opera buffa di Rossini che tu canterai domani sera, sarai la protagonista in auditorium, ecco, di questo laboratorio che il conservatorio ha fatto. Quindi la rivediamo per vedere come funziona, per andare in scena tranquilla. Non chiudere la gola.
vostro. E tappa. Ecco Vera, adesso noi cantiamo l'aria di Corinna del Viaggio a Reims. Prima abbiamo lavorato con Anna Isabel che ci ha invece proposto un Rossini drammatico, un Rossini serio. E invece il Viaggio a Reims è un'opera in un atto unico. Tra l'altro la trama è molto debole, molto gracile, ma la diffusione fu grande, ebbe un grande successo perché in quest'opera ci sono tanti personaggi e tutti cantano arie molto piene di coloratura, di fioriture, quindi è molto interessante. Ecco, quest'opera che apparentemente non ha un grande peso dal punto di vista della trama, invece ha grande successo per queste grandi arie. Questo deve essere morbido, il mento, tutto altrimenti. Non indietro. Se indietro è brutto. Tu devi sempre cercare questa agilità di girarla. E girare vuol proprio dire accompagnare anche con le labbra, con le guance, ecco, non solo girare dentro, alzare, altrimenti perde di brillantezza. Un'altra vocazione alla collaborazione è sulle reti internazionali. Il Conservatorio ha attualmente circa 90 Inter-Institutional Agreement Erasmus che permettono la mobilità di studenti e di docenti impegnati anche in progetti di ricerca. È uno dei conservatori con il maggior numero di studenti stranieri, circa il 21%, la maggior parte proveniente dalla Cina e dalla Corea del Sud. Tra l'altro è il primo conservatorio ad accogliere studenti cinesi per numero in Italia. Questa era l'aria che abbiamo studiato già da qualche mese dal Lotario di Handel. Perché ti piace così tanto eseguire il barocco? Domanda subito, una domanda che non ti ho mai fatto. Ultimamente hai trovato motivi di soddisfazione, anche devo dire di successo, cantando questo tipo di repertorio, che anche in Giappone adesso comincia
a diventare popolare, forse fatica più piano piano perché diciamo anche il colore della tua voce. Sì, secondo me questa epoca di musica adatta la mia voce. Alla tua voce, sì, sì, anche perché hai delle agilità facili, è vero? Mi costringe anche a staccare dei tempi rapidi, ma che sono i tempi giusti, quelli che Handel all'epoca si pensava di fare comunemente. Tornando alle origini, la sua forte vocazione per lo studio del canto si riflette in un dipartimento di canto molto molto frequentato e che produce progetti assolutamente originali, tra cui quello che abbiamo citato prima, il master in teatro musicale. A supporto degli studenti di canto, dal prossimo anno ci sarà anche la Fondazione Bellentani che potrà erogare delle borse di studio per gli studenti. Aurelia fa il primo corso, il primo anno del triennio, e quindi esemplificherò con lei il lavoro che si fa per arrivare ad automatizzare il rapporto fiato e produzione fonatoria, cioè l'atto vocale e l'atto proprio in cui il cantante comincia a cantare, cioè come si mettono insieme questi due elementi, respirazione e atto fonatorio. Proprio per questo cominciamo con un vocalizzo molto semplice. Nel primo anno i vocalizzi si concentrano soprattutto sulla prima ottava, proprio perché è la prima ottava che permette allo studente di automatizzare il rapporto fonazione-respirazione, rapporto che in realtà non è assolutamente automatizzato per quanto riguarda il canto lirico. È quindi un esercizio che va fatto e va fatto con molta pazienza, proprio perché non può essere controllato dallo studente, ma deve essere progressivamente educato attraverso l'esercizio. Quindi cominciamo con una vocale ovviamente palatale, si comincia con la I e con la E oppure anche con la U, ponendo davanti a queste vocali la consonante nasale M oppure la L per evitare un'eccessiva nasalizzazione del suono. Il collo non deve essere retrocesso indietro e la mandibola non deve essere esportata in questa posizione, perché andiamo a contrarre tutti i muscoli del collo e perdiamo il contatto con il diaframma. Che cos'è il diaframma? Il diaframma è un muscolo che durante l'inspirazione viene abbassato e durante l'atto fonatorio invece si alza. Cosa vuol dire però si alza nel canto lirico? Il meccanismo che va a mettere insieme l'atto espiratorio e la contrazione degli addominali, che sono quelli che portano il diaframma nella posizione di alzarsi, queste diciamo due forze antagoniste costituiscono quello che viene chiamato appoggio o sostegno del canto. Chiara, soprano lirico, al terzo anno del triennio, ci fa sentire un'aria di Puccini. Con lei potremo vedere appunto come l'automatizzazione del rapporto fiato ed emissione vocale
sia arrivata ad una buona gestione che le permette una buona esecuzione degli acuti e anche una buona, un buon senso del legato. Ovviamente siamo ad un corso, siamo alla fine del percorso del triennio e quindi vengono messi in campo anche elementi di carattere musicale e di musicalità e anche di interpretazione che comportano una partecipazione diretta dell'allievo che non è più semplicemente esecutore di quanto dice l'insegnante, ma è anche proprio interprete e musicista. Buonissimo rapporto di respirazione e emissione vocale. Avete potuto notare anche dalla posizione il suono in maschera negli acuti senza l'utilizzo eccessivo della mandibola, che è uno degli elementi che molto spesso va a destrutturare l'atto fonatorio perché in realtà crea una falsa cavità di risonanza. Che è molto più facile ottenere, ma che in realtà comporta l'abbassamento del palato, del retropalato, e di conseguenza la difficoltà a raggiungere i suoni acuti. Mentre invece Chiara ha questo passaggio estremamente fluido che le consente di avere una voce egualmente sonora e perfettamente omogenea sia nel registro della prima ottava che nel registro degli acuti. Min Jin, soprano lirico di coloratura, leggero di coloratura, viene dalla Corea, fa il secondo anno della laurea specialistica. E con lei possiamo vedere come una buona automatizzazione del rapporto appoggio e canto porti all'estrema facilità nell'utilizzo dei sopracuti, soprattutto nel picchettato. Per questo ci farà sentire Der Rolle Rache, dalla regina, la regina della notte, dal flauto magico di Mozart. Thank you.
avete visto come anche nelle note dei sopracuti, dei picchettati, che sono dei fa naturali, quindi siamo al limite dell'estensione per il soprano, e di tutte le voci, perché il soprano è la voce più acuta fra le voci umane, la posizione della bocca non sia così estrema, ma estremamente controllata. Questo perché? Perché di fatto non è tanto la mandibola che partecipa a questo tipo di apertura e di formazione della cavità di risonanza, ma è tutta la bocca. E anche se apparentemente la nostra bocca non è così aperta, dentro lo spazio c'è tutto, ed è in questo spazio che si crea quella cavità di risonanza che permette al cantante, attraverso un giro della voce che prende non solo la parte davanti ma tutta la testa, che si possono arrivare ad avere appunto questa precisione di intonazione e di suono che è percepito dal cantante come piccolo, ma che in realtà è in grado di riempire una sala da concerto. Del Conservatorio di Parma vuole essere anche innovazione, tradizio come trasmissione di valori, come pietre per costruire il nuovo.